Ciao, oggi sono qua per parlarvi di un libro edito da NN Editore che fa parte dell'iniziativa Bookrave, e cioè Saluterò di nuovo il sole di Cavusciani. È un libro che racconta la storia di crescita e di formazione del protagonista che nasce in America insieme ai due fratelli maggiori, e però nasce da genitori che vengono dall'Iran e quindi si trova in una condizione un po' a metà tra i due mondi, perché lui e i suoi fratelli si riconoscono come americani, sono nati lì, amano le stesse cose che amano i loro coetanei, magari portano avanti la tradizione, la cultura e la religione della famiglia, però si identificano di più nel paese dove hanno sempre vissuto. E questo, però, i loro compagni o gli insegnanti, comunque le persone che sono intorno al loro mondo, riconoscono la diversità che c'è in loro e in alcuni casi, come soprattutto dopo l'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre, questo diventerà un problema per loro. Il più grande ostacolo che si troverà ad affrontare questo ragazzo, oltre a questa condizione che lo caratterizza tutta la vita, e anche quando il padre decide di rapire i suoi figli e di portarli in Iran per forza senza coinvolgere la madre. Lì accadranno delle cose che lo segneranno per tutta la vita e che poi determineranno l'uomo che diventerà da adulto. È un libro che parla molto ai sentimenti dei lettori, cioè a me ha colpito tantissimo, è stato un libro che ha colpito anche, mi ha fatto anche male perché ci sono delle scene magari un po' pesanti da leggere, però che io ho trovato veramente rivelatorio nei confronti di questo protagonista. E infatti in copertina c'è un uomo nudo, perché si tratta di una nuova collana della NN dove i protagonisti saranno proprio gli uomini con le loro storie di formazione, di crescita e di consapevolezza.